Nella serie di interviste agli eroi digitali, oggi incontriamo l'amico Renato Alloli. Renato è un imprenditore illuminato ed è un privilegio averlo tra i nostri partner. La sua UGT3 da 40 anni a Parma, un riferimento nel mondo delle telecomunicazioni, con una forte passione per la qualità e per il rispetto dei clienti. Ecco voi, Renato Alloli. Allora, cosa non riuscivate a fare come azienda e quali problemi avevate da risolvere prima di incontrare noi? I problemi di carattere sia tecnico commerciale erano quelli di trovare una soluzione alternativa a un prodotto che avevamo. Alternativa non perché o uno o l'altro, ma perché la vostra soluzione era nettamente diversa. La vedevo più come una soluzione futura nel senso già che guardava il futuro. Avevamo necessità di risolvere il fatto di avere un unico prodotto da offrire al mercato, perché ci metteva in una condizione di debolezza nei confronti di quello che era anche un fornitore. Voi siete riusciti a darci questo tipo di aspetto. Perché ci avete scelti e se ci sono delle caratteristiche, quali sono, che un pochino ci hanno differenziato rispetto al mercato? Il fatto che siate un'azienda che arriva da un lo dico perché mi emoziona ancora parlare di questa persona che è Ranocchi e che è una persona lungimirante, un grande imprenditore, purtroppo ce l'ha lasciato. L'altro aspetto è che siete un'azienda che partiva dall'open source, per cui un prodotto che è sempre aggiornato, innovativo. Mi faceva ridere come vi definite voi dell'open source, no? Dei particolari, no? Del mondo informatico, no? E in ultimo perché ho potuto conoscere, e mi alzo in piedi qui, ho potuto conoscere Christian, no? Che per me è un grande imprenditore. E Christian mi ha trasmesso il perché forse eravate la scelta giusta. Christian, praticamente il CEO, ha cominciato a delegare, per cui questo mi è piaciuto molto. E ha delegato in maniera, secondo me, molto giusta, spiegando ai suoi collaboratori il perché questa azienda era nata. E Giuseppe, che è il Giuse, no? Che tutti noi conosciamo, quando è venuto da me a portarmi questo credo, questa vostra visione, me l'ha trasmessa proprio bene. È riuscito a trasformare il mio penso che in un sento che questa è la strada giusta. Dovuta a tutta questa serie di fattori, no? A questo flusso, no? Questo ruscello che entra, poi si trasforma in un torrente, poi in un fiume. E secondo me questo è stato una grande ricchezza che la vostra azienda mi ha trasmesso. Prima mi parlavi di prodotti inizialmente, no? Ma secondo me questo conta poco. Secondo me conta di più il fatto che un'azienda comunque ha dei credi, ha dei valori. Allora questo mi ha fatto connotare fra la Netesis e la Uniontel qualche cosa di importante. Hanno permesso di sviluppare un rapporto con voi molto intenso. Quindi per la telefonia, no? Quindi lavorate il mondo della telefonia già da parecchio tempo. Perché avete scelto un prodotto come la suite Netesis e in particolare NetBOSS? Ma la cosa che mi è parsa sempre ben focalizzata sono le personalizzazioni. Cioè il fatto di poter chiedervi su una richiesta di un cliente una personalizzazione che potesse creare la differenza che con altri non si può avere. La flessibilità che voi avete sempre avuto nell'affrontare questi temi con trasparenza, cioè la vostra correttezza è sempre stata quella di dire ok, non dico non si può fare o si può fare, ci proviamo, ci sbattiamo la testa e insieme proviamo a trovare la soluzione. Parliamo di case history, abbiamo fatto, si può dire anche il nome, Fidenza Village, che è praticamente a Fidenza, un centro commerciale dove abbiamo creato gli allarmi,
collegati, gli allarmi dei negozi collegati al sistema telefonico, cioè una cosa che non si era mai fatta prima. Abbiamo creato per degli ospedali delle cose particolari, insomma sono state tutte delle cose che hanno permesso a noi di differenziarci sul mercato, che altrimenti altre soluzioni non solo non permettevano, ma non guardavano l'esigenza reale del mercato o del cliente in particolare. E l'altra cosa, secondo me, che differenzia un po' il sistema, che 6 mesi fa si faceva qualche cosa su questo prodotto, fra 6 mesi se ne faranno degli altri migliori, cioè è un continuo miglioramento. Cioè, c'è sempre questo atteggiamento a fare sempre delle innovazioni su questo prodotto, che non sono solo miglioramenti, ma un'integrazione sempre maggiore con tutta una serie di componenti. Questa è un po' più così. Come si sente essere un partner Netesis, un eroe digitale, e come è cambiata la tua vita, la vita della tua azienda dopo questi anni che diciamo, siamo stati insieme? Allora, guarda, mi dovrei alzare ancora in piedi, ma resta il fatto che parlo della community, per cui praticamente stiamo parlando di un qualche cosa che tu hai creato, hai creato dei seguaci che prima non esistevano. I seguaci praticamente dobbiamo sempre condividere una cosa molto importante, che non sono forzati, ma sono dei volontari. È la gente che mette a disposizione del tempo, che è la risorsa più importante che noi abbiamo, a disposizione di tutti. Secondo me questa è un'altra ricchezza che la Netesis ha messo in campo. E anche qui abbiamo visto dei miglioramenti in questa community. C'è un gruppo, c'è una serie di persone che si attivano. Tutti no, ma una buona parte sì, e sentono questo tipo di ricchezza anche da parte nostra, no? Abbiamo sempre voluto fortemente questo tipo di rapporto con dei colleghi. Qualche volta abbiamo sentito anche parlare fra di noi di concorrenza. Parlare di concorrenza è come dire che sto facendo una gara e voglio vincere io la medaglia. Sì, potrò vincere una medaglia un giorno, due, una volta, una gara, ma se voglio veramente dar soddisfazione a me stesso, la gara la devo fare sulla mia azienda, cioè tutti i giorni devo cercare di migliorare la mia azienda e di farla sempre meglio della settimana prima. E una delle cose che devo dare anche qui un contributo alla nostra relazione è la formazione. La formazione che voi fate, che è migliorata notevolmente, che è molto più adesso produttiva anche, no, per i nostri tecnici. I webinar che avete fatto adesso è diventata anche molto più produttiva dal punto di vista commerciale, e infatti c'è più sicurezza adesso nell'andare a proporre i nostri prodotti. Il piacere di svegliarci, di andare sul mercato con soluzioni come la vostra, ma più che altro con persone come voi e con tutti i colleghi della nostra community, penso che sia la più grande ricchezza che possa avere un imprenditore. L'ultima domanda è: puoi dire tutto il male che vuoi? Sì, ma ci sono stati dei momenti che noi avremmo voluto anche qualcosa in più, ma voi ci avete detto chiaramente: guarda, può darsi fra 6 mesi, un anno, adesso non si può fare. Per cui anche qui la trasparenza che voi avete è sapere che avete dei limiti e non nasconderli, ma metterli a disposizione di un rapporto. E questa è una ricchezza che non è da poco. Cioè non è che tu hai paura di perdere l'Uniontel come cliente, è che avete l'allegria anche, no? Sempre questo modo di approcciare al rapporto umano, che secondo me vi contraddistingue, no? Ho detto una cosa a favore invece di una cosa che non... mi dispiace. Ho risposto alla domanda. Ci è dato fuori tema, Renato, dovevi dire una cosa contro. Mi ritorno sulla cosa a favore. Grazie mille. Grazie a tutti, Renato. Gli eroi, un saluto a tutta Netesis e un abbraccio anche a tutti i miei colleghi dell'Uniontel e tutti quelli che ho conosciuto nei vari momenti di incontro con voi. Ciao, buona giornata a tutti. Ciao, grazie. Ciao.